con te. Benediciamo Dio, origine e fonte di ogni bene. E ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà, con ogni sapienza ed intelligenza spirituale, e che possiate comportarvi in maniera degna del Signore, trasferiti nella regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Parola di Dio. Dio che ama tutte le creature e le custodisce con immenso amore, ascolti questa nostra preghiera. Invochiamo la sua benedizione perché ci guidi e ci sostenga con la forza del suo spirito. E insieme ripetiamo, ascoltaci, Signore. Dio eterno che imprimi un senso più alto alla nostra vita, quando aderiamo di cuore alla tua volontà, colmaci della sapienza del tuo Spirito. Ascoltaci, Signore. Tu che hai profuso in noi la ricchezza dei tuoi benefici, fa che rendiamo copiosi frutti di opere buone a gloria del tuo nome.
l'opera degli albini e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo la forte amicizia di fraternità per Cristo nostro Signore. Allora, come capogruppo di Pride Algeri, rivolgo a voi un ringraziamento e un saluto a tutti gli alpini della sezione marsegliana. Un saluto particolare al presidente Marco Zignone, alla madrina del gruppo, signora Zignone Gabriella, al signor sindaco, al signor maresciallo, a don Guido e a don Luigi e a tutte le autorità presenti. Oggi 10 giugno inauguriamo la nostra nuova sede dedicata a Marcello Zignone. Indimenticabile nostro capogruppo, aperta a tutti gli alpini, amici degli alpini e simpatizzanti, chiunque può venire, chiunque, con l'augurio che il corpo degli alpini non vada scomparendo, poiché il nostro paese ha bisogno di questi uomini, sempre pronti a dare una mano a chi ne ha più bisogno. Termino augurando buona giornata a tutti, con un sincero abbraccio vi saluto cordialmente. Grazie di essere qui oggi assieme a voi, perché questa piccola stanza dove prima era, diciamo così, abbandonata quasi se stessa, oggi stiamo improntando dei nuovi valori che il corpo degli alpini, non soltanto a chi porta la penna, ma anche come me, non ha portato per altre ragioni, perché appartenendo ad altri corpi, stima moltissimo e sa che il valore sociale di questo corpo è in pratica non copiato da nessuno, perché se ci sono anche altre associazioni a livello nazionale, gli alpini, specialmente qui da noi in Italia, sono un simbolo, una garanzia che io penso che nel prossimo futuro possa rimanere, anche se il corpo dei volontari degli alpini sappiamo che potrebbe mettere a repentaglio questo bellissimo ambiente, questo corpo che è difficile ritrovare in altre parti d'Italia. Sono molto contento. Forse riuscirò a parlarvi, perché la sorpresa di sapere questa sera intitolata mio padre, che per il gruppo ha dato tanto, mi stringe la gola in un gruppo di lacrime. Normalmente ne abbiamo inaugurate parecchie di sedi in questo periodo. Sabato era l'inaugurazione della sede di Lozzolo, una sede più piccola di questa, ugualmente dignitosa, ugualmente iniziatrice di buoni propositi. Ed è questo che dico sempre alle inaugurazioni, non lo faccio solo per fare, lo faccio per tutte. La sede è un punto importante per un gruppo, perché è il punto da dove partono le iniziative. Voi sapete che in questo periodo di iniziative, come associative, ce ne sono tantissime. E spero che sotto la benedizione del mio papà, che ormai è in cielo, mi ha dato il paradiso di cantore, queste iniziative possano realizzarsi. Vorrei ringraziare le autorità, il maresciallo, che è anche un amico, io Luigi Filippo, che è sindaco, che è un parente, tutti voi. Vorrei ringraziare Gilberto, che non ha voluto mancare a questa occasione. Grazie sorella del Marco, figlia del Marcello. Io volevo in questa occasione dare una targa che ho fatto, mi fa piacere donare al gruppo Alpini Pietro Nocere in occasione di questo giorno. Si festeggiano due cose, il 75° anniversario di fondazione e l'inaugurazione della nuova sede. È un giorno importante, importantissimo, e io devo dire invece tre grazie. Il primo come madrina, perché nell'89 avevo l'onore di avere il battesimo di Gianni Alberto, in una giornata che forse molti di voi ricorderanno, di incontro tra alpini e bersaglieri, una giornata veramente straordinaria. E quindi grazie come madrina, perché il mio gruppo vedo che sa tenere alto l'onore, la bandiera, che sa sempre fare nuove iniziative. Alla morte del tuo papà siamo portati in declino, dico la verità. E questo non bisogna che accada. Però poi piano piano ci siamo di nuovo. Grazie su poche parole. Il secondo grazie invece come residente del Comune di Prai, come cittadino del Comune di Prai, perché credo, ed è un grazie che io estendo a tutte le associazioni che sul Comune operano,
Credo che la buona salute sociale di un comune si misuri anche da quanto sono vitali e importanti le associazioni del comune stesso, che sanno regalare tanti momenti di serenità e di gioia a chi risiede nel comune, specie alle persone più anziane che non possono per ovvi motivi lasciare muoversi. E l'ultimo grazie è quello più sentito perché logicamente il fatto anch'io di sapere che la sera è dedicata a mio papà. È il grazie che viene più dal cuore. Mio papà credeva in tante cose, probabilmente il valore più importante al quale lo credeva era l'amicizia. E sicuramente io credo che voi abbiate raccolto nel modo migliore questa eredità e sicuramente saprete portarla avanti con sempre maggiore successo anche per il futuro. Grazie a tutti. Diventiamo artisti maestri, eh? Siamo già a posto del premio. Are you ready?
Ciao ragazzi, guarda qui, la porta,